altro duomo, non meno celebre, ci accoglie in un'altra delle grandi città umbre, Spoleto. La città è un altro gioiello architettonico dove storia e cultura emergono da ogni angolo. Prima imponente immagine che colpisce il visitatore è la Mole della Rocca, recentemente restaurata e collegata a Monteluco con un grande ponte, risalente addirittura al XII secolo e che ne garantiva l'approvvigionamento idrico. Fu costruita dal cardinale Albornoz nella metà del 1300 su progetto del Gattapone e fu residenza dei governatori pontifici e visitata dai numerosi papi. Altre splendide testimonianze dell'epoca romana sono il teatro, costruito nel primo secolo d.C. e ancora oggi utilizzato per splendidi spettacoli, e l'Arco di Druso, eretto anch'esso nel primo secolo d.C. in travertino, come monumentale ingresso al foro. Ecco poi Piazza Mercato, il cuore pulsante della cittadina, chiusa sullo sfondo dalla scenografica Fonte di Piazza, costruita nel 1746 secondo il gusto romano delle mostre d'acqua. E, fra le tante chiese, ecco San Domenico, edificato a partire dalla metà del 200, la cui austera e semplice facciata contrasta con la solenne e ampia bellezza dell'interno, ricchissimo di statue, sculture, affreschi del 300 e 400. E infine l'immagine più celebre, il Duomo, meraviglioso esempio di arte romanica che costituisce da decenni la scenografia più giusta e spettacolare alle rappresentazioni del Festival dei Due Mondi, la mitica manifestazione che ha reso celebre la città nel mondo. Eretto in forme romaniche nel secolo XII, presenta una spettacolare facciata, dominata dalla bella immagine bizantina del Cristo in trono.
splendido è l'interno, che conserva meravigliose opere d'arte di celebri artisti come Bernini, Pinturicchio, Filippo Lippi e Annibale Carracci. Circondata da una cinta muraria trecentesca, Norcia è immersa in un meraviglioso anfiteatro di monti e di boschi. Il nome della cittadina è legato da tempo ad una celebre produzione gastronomica, quella dei salumi e del tartufo, ma l'anima della città è ricolma di storie e di misticismo. Qui, infatti, intorno al 480 ebbero i natali due gemelli destinati a diventare famosi, Benedetto e Scolastica, e la loro vita pervade ancora l'aria che il visitatore respira. Il messaggio di San Benedetto, infatti, basato come noto sulla preghiera e il lavoro, ha varcato i secoli, permettendo un importante trasmettersi della cultura cristiana fino a noi. Cuore della città è proprio la piazza dedicata al santo, dominata dalla bella visione gotica della basilica risalente al 1200. Accanto alla chiesa il palazzo comunale, che conserva un portico duecentesco e all'interno molti oggetti d'arte. La piazza è chiusa dalla severa mole della Rocca, detta anche Castellina, e retta dal Vignola nel 1554. Altra curiosità è l'edicola, una piccola costruzione in calcare locale di Vanni Tuzzi, eretta nel 1354. Interessanti chiese sono infine San Francesco, del XIV secolo con una bella rosa sul frontale e ricchi portali sul fianco, e Sant'Agostino, chiesa gotica del XIII secolo con portale ogivale e begli affreschi all'interno.
Ci spostiamo ora nella parte più meridionale della regione per entrare in un'altra suggestiva cittadina, Amelia. La sua importanza strategica è ancora oggi manifestata dalle possenti mura che l'avvolgono, costituite da enormi blocchi di pietra, sovrapposti con incredibile maestria e che costituivano un baluardo formidabile contro qualsiasi aggressore. Tra le quattro porte che permettono l'accesso in città, la meglio conservata è Porta Romana, elegante e possente nella bella ristrutturazione effettuata alla fine del Cinquecento. La città è attraversata da una serie di strade, chiuse prospetticamente da innumerevoli palazzi di varie epoche, che conferiscono a tutto l'abitato un dignitoso tono edilizio. Questa è la chiesa di San Francesco, accompagnata da un bellissimo chiostro del XVI secolo. L'interno, ampio e spettacolare, è costruito a croce latina ed è stato ristrutturato nel 1767. Altra bella chiesa della città è Sant'Agostino, risalente al XIV secolo, che possiede una pregevole facciata romanico-gotica, mentre l'interno, ricostruito in forme tardo-barocche nel 1747, è arricchito di numerosi affreschi. Ma la chiesa più importante della città è naturalmente il Duomo. Fu costruito sulla sommità dell'abitato nei secoli XI e XII, su antiche fondamenta romaniche, testimoniate dall'imponente torre civica che gli si affianca, eretta in forma dodecagonale. L'interno è davvero grandioso. È a navata unica ed arricchito di 10 cappelle ed infiniti capolavori artistici. All'ingresso si può ammirare un'antica colonna romanica di marmo, su cui, secondo la tradizione, la martire Firmina, patrona della città, avrebbe subito la flagellazione. In una cappella, poi, sono esposti due stendardi strappati ai turchi durante la battaglia di Lepanto del 1571. Usciamo da Amelia e continuiamo a percorrere l'antica via Amerina, immersi in paesaggi di meravigliosa pace e bellezza. Nostra prossima meta è Lugnano in Teverina. Il borgo, situato in una splendida posizione nel centro di una verdissima vallata, fu sede di varie famiglie nobiliari che, con le loro residenze, hanno reso particolarmente elegante l'impianto urbanistico. Il paese fu fondato nel 600 d.C. e nel 1400 divenne libero comune.
testimonianza dell'importanza storica della cittadina, è il bel museo allestito all'interno del Palazzo Comunale, dove sono conservati preziosi reperti rinvenuti nel territorio. L'attrattiva maggiore della città, e che da sola merita una visita, è però la collegiata di Santa Maria Assunta, uno dei più significativi edifici romanici di tutta la regione. Eretta nella seconda metà del XII secolo, presenta una stupenda facciata, preceduta da un pronao aggiunto nel 1230, sorretto da quattro colonne di spoglio e arricchito da un rosone attorniato dai simboli dei quattro evangelisti. L'interno, a croce latina, è a tre navate divise da quattro colonne cilindriche sormontate da capitelli con diversi motivi decorativi. Splendido il pavimento, in pregiato mosaico cosmatesco, composto da fasce di marmo bianco, verde e rosso, simboli dei colori legati alle tre virtù teologali. Tra le tante opere conservate possiamo ammirare un crocifisso, affresco di scuola umbro-giottesca del XIII secolo, la Decollazione di San Giovanni Battista di Livio Agresti e infine il pregevole trittico quattrocentesco di Niccolò di Liberatore, raffigurante l'Assunta, patrona della città. Pochi chilometri da Lugnano, un maestoso castello ci riporta prepotentemente nel cuore del Medioevo. Siamo ad Alviano, la patria di un celebre condottiero, Bartolomeo, che riuscì a trasformare l'antico fortilizio in uno dei più splendidi manieri di tutta l'Umbria. Recentemente restaurato, il castello offre varie occasioni di visita, dal bel cortile a pianta quadrata alla cappella di San Francesco, i cui affreschi ricordano episodi e miracoli della vita del santo. Fino al bel museo della civiltà contadina, situato nelle grandi sale del seminterrato, che rappresenta una vera e propria memoria del buon tempo antico. E non si potrà lasciare Alviano senza percorrere le stradine del borgo medievale, che si accosta alla mole del castello. Un ambiente intatto e prezioso, da cui spaziare con serenità verso la grande vallata sottostante, altro meraviglioso ambiente di una regione dalla bellezza infinita.
lasciamo questa meravigliosa regione in uno dei suoi angoli più dolci e spettacolari. Siamo a Todi, circondati da una terra fertile, dove tutto invita alla pace e al benessere del corpo e della mente. Si tratta di una località davvero speciale, se si pensa che anni fa fu dichiarata, dopo un sondaggio americano, addirittura come la città più vivibile del mondo. Alle porte della città sorge uno dei suoi monumenti più celebri, Santa Maria della Consolazione, una delle più insigne opere del Rinascimento umbro, attribuita addirittura al Bramante e che conserva il venerato affresco del secolo XIV della Madonna della Consolazione, che dette origine, con i suoi miracoli, al Tempio. Il cuore vero della città è Piazza del Popolo, dominata, su un lato, dall'imponente facciata del Duomo e sui lati opposti da tre palazzi pubblici sede del potere civile: il Palazzo del Capitano, quello del Popolo e quello dei Priori. Sul lato più alto della piazza spicca il maestoso Duomo, la cui costruzione iniziò nel XII secolo. We'll be right back.
L'interno è ampio e solenne e ricco di numerose opere d'arte, a cominciare da un grande affresco di Ferraud da Faenza, risalente al XVI secolo, che rappresenta il giudizio universale. Altra celebre chiesa della città è San Fortunato, risalente alla fine del XIII secolo e che conserva le spoglie del più celebre figlio della città, Jacopone. Jacopo dei Benedetti nacque a Todi nel 1230. Divenne notaio e nella sua gioventù condusse una vita spavalda e spensierata. Fu un avvenimento drammatico, la morte della moglie Vanna, avvenuta per il crollo di un soffitto durante una festa, a cambiare per sempre la sua vita. Dopo un decennio di vita solitaria, ispirata alla più profonda meditazione, entrò nell'ordine dei frati minori, facendosi rigido custode della regola francescana. Jacopone lasciò testimonianza della sua profonda fede in un'opera magistrale, una collana di 90 laude, che, pur nella loro dura e intransigente difesa di un rigido misticismo, rappresentano un originale e fondamentale contributo letterario alla prima poesia in volgare. La chiesa è divisa in tre immense navate gotiche. Lo spazio è ampio e armonioso, scandito da pilastri e impreziosito da numerose opere d'arte. La più suggestiva è forse un delizioso affresco quattrocentesco di Masolino da Panicale, raffigurante una Madonna in trono con bambino ed angeli. Al di sotto dell'altare centrale si può visitare la cripta di fine Cinquecento, in cui è conservato il sarcofago con le spoglie di Jacopone. Terminiamo qui la nostra passeggiata in questa meravigliosa regione, un luogo magico e affascinante, la cui visita saprà raccontarci l'immensa, lunghissima storia del nostro paese, lasciandoci coinvolgere nella profonda sensazione di aver vissuto, per un attimo, un'esperienza davvero indimenticabile.